profondità. Pellegrino ci mamma, non c'era lo spazio. C'è invece quello per Sciabica che controlla. Sciabica si ferma, vuole rientrare. Poi tocco dentro! A rimorchio! Arriva lei, Giulia Dragoni! E al 33esimo l'Italia la sblocca! Ancora una volta premia la sovrapposizione da parte di Dragoni, che stavolta sfonda a sinistra. Dragoni fino in fondo, Girotto la fa scorrere, calcia! Un rigore in movimento e non lo sbaglia Emma Girotto, e 2-0 al 43esimo. Può andare Oscar Sduttir, accorce le distanze l'Islanda col pallone che rimbalza davanti a Dinallo e sorprende il nostro portiere. La differenza in un senso e in un altro, ma è la soluzione giusta. Una squadra lenta, ancora grande lavoro di Calegari che se ne va con un grande controllo e dribbling poi dentro per Girotto. È tutto buono stavolta ed è 3-1 Italia. La doppietta di Emma Girotto, ma è un gol al 90% di Beatrice Calegari. Hanno sfruttato l'effetto a sorpresa gli islandesi, che la mettono ancora dentro e vanno a trovare la rete del 2-3, ma non ci voleva proprio. Ha colpito sotto misura col sinistro, cerca e ottiene l'1-2 con Asoldotir, ancora palla dentro, pareggio islandese, bellissima combinazione e conclusione vincente di Asoldotir. Abbiamo completamente staccato, purtroppo non le consente di portare avanti palla, non c'è più tempo.